Il Palazzo di Giustizia di Gela si tinge sempre più di rosa. Oggi infatti si sono insediati 8 nuovi magistrati, 7 donne e un uomo. Prendono servizio al Tribunale Flavia Strazzanti, Marica Marino, Tiziana Landoni, Elena Childani, Valeria Vincenti e Virginio Dante Bernardi. In Procura invece si sono insediati Eugenia Belmonte ed Elena Silvia Anna Schiavetta. La cerimonia, che si è svolta nell'aula magna del presidio giudiziario, è stata presieduta dal Presidente del Tribunale Paolo Andrea Fiore e dal Procuratore della Repubblica Lucia Lotti. Sono tutti giovani, mi sembrano bravi, motivati, cercheremo di darci da fare. Noi soffriamo un po' della carenza di magistrati che c'è stata negli ultimi mesi, quindi abbiamo un po' di processi che si sono accumulati, dobbiamo smaltire, secondo i piani ministeriali più recenti, tutto il nostro arretrato più anziano, e ne abbiamo anche noi. Gli uffici giudiziari gelesi, come ormai si sa, sono caratterizzati da questo turnover. Arrivano sempre giovani, altri se ne vanno e niente, ci auspichiamo che l'attività possa continuare con gli standard che abbiamo cercato di realizzare in questi anni. L'augurio per i giovani magistrati che arrivano è quello di realizzare al meglio l'impatto con l'attività lavorativa. Certamente questo a Gela è possibile, c'è un tessuto, c'è un'organizzazione che consente di operare bene, almeno cerchiamo, e quindi sarà per loro una bella palestra. Dopo che sono andati via a luglio 7 magistrati, chiaramente aspettavamo questa data con tanta ansia, perché è vero che si è andata avanti con tanti sacrifici, anche con la presidenza del Tribunale che ha fatto sì che venissero a Gela 2 applicati e qui addirittura forse 3, se non ricordo male. Per cui si è andata avanti. Oggi per noi è un giorno importante. Perché? Perché finalmente si viene a ricreare quel pool di magistrati che possa portare avanti le giuste esigenze di giustizia che i cittadini aspettano.